La città medievale fortificata di Provins si trova nel territorio che un tempo era sotto la giurisdizione dei potenti conti di Champagne. Oggi Provins è un vero e proprio museo a cielo aperto di architettura medievale, militare, civile e religiosa. Le sue fortificazioni, ricche di soluzioni architettoniche originali, possono essere considerate un dizionario di architettura militare. Le mura furono erette tra l'11 e il 13 secolo per difendere la città dai re di Francia. Numerose torri, come ad esempio la Tour aux Perceux e la Tour aux Engins, si sono conservate fino ai giorni nostri. I bastioni originari si estendono per più di 1,5 km e le mura della Ville Haute, o Città Alta, sono ancora intatte. Provins è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità nel 2001 e 58 dei suoi monumenti sono classificati come Monumenti Storici di Francia. I bastioni dominano la città dall'alto di uno sperone roccioso, a strapiombo sulle valli dei fiumi d'Hurtin e Voulzy. Questo sperone funge da protezione naturale per la città lungo il lato nord, est e sud. Un tempo, per recapitare i messaggi da Provins alle città vicine, venivano utilizzate le aquile. Oggi, dai bastioni, è possibile assistere ad una dimostrazione di volo di questi rapaci. La Porte de Saint-Jean, che vediamo in questa immagine, e la Porte de Jouy erano le due porte dei bastioni, entrambe costruite con il preciso scopo di difendere la città. Dopo la costruzione delle mura durante il regno di Filippo il Bello, nel XIV secolo, furono edificate le due grandi Porte Royale o Porte Reali. Queste due porte in pietra sono collegate da mura fortificate che cingono la parte alta della città. Lungo la cinta muraria troviamo torri difensive di forme diverse, semicircolari, quadrate e poligonali. Negli anni 70 è stato intrapreso un imponente programma di restauro. Importante centro finanziario, industriale ed intellettuale, Provins contribuì per oltre due secoli allo sviluppo della cultura e del commercio. Oggi è uno straordinario esempio di città commerciale dell'Europa occidentale, ben conservata. Gli edifici più antichi di Provins risalgono probabilmente al XII secolo, costruiti con murature in pietra a ricorsi. Le cosiddette piccole mura collegavano il massiccio sistema difensivo e i bastioni di Provins al maschio della città, la Tour César. Costruita sullo sperone roccioso su cui sorgeva la città alta di Provins, la Tour César, così come appare ai giorni nostri, è stata edificata probabilmente tra il 1152 e il 1183, sotto il regno di Enrico il Liberale. Il maschio culminava con una terrazza, dalla quale si ergeva una torre di guardia e correva un camminamento merlato coperto. Il nome è César, Cesare, indica un collegamento romantico con l'antica Roma. Il maschio è quadrato alla base, ma a partire da metà altezza assume forma ottagonale. Ai lati, dal primo camminamento coperto, si levano quattro torrette. Una delle sale principali della torre è la Salle des Gardes, o Sala delle Guardie. Presenta una volta particolare, con archi gotici. Da qui una scala conduce al piano inferiore, alla Chambre du Gouverneur, o stanza del governatore, e ai camminamenti coperti. Il cammino di ronda merlato è coperto. Permetteva così alle guardie di ripararsi dal tempo inclemente e dagli attacchi nemici. Insieme a Troyes, Lagny e Bar-sur-Aube, Provins è una delle quattro città in cui si svolgevano le fiere medievali all'epoca dei conti di Champagne.
Situata nella Francia centrale, Provence sorgeva lungo una strada molto frequentata, che conduceva al nord del paese. Per realizzare le loro ambizioni politiche ed economiche, i conti di Champagne istituirono un calendario annuale di fiere organizzate con attenzione, in modo da evitare sovrapposizioni e concorrenza con altri eventi. Queste fiere richiamavano a Provence mercanti da tutta Europa e dall'Oriente. Le chiese sopravvissute alla devastazione della Rivoluzione francese sono monumenti importanti della storia dell'architettura. I lavori di costruzione dell'Église de Saint-Quiriace iniziarono nella seconda metà del XIII secolo. Terminarono nel XVI secolo con la realizzazione della facciata della chiesa, ma il risultato finale fu ben più modesto di quanto previsto all'inizio. Il deambulatorio della chiesa di Saint-Quiriace è a pianta quadrata, ma il coro al suo interno è di forma semicircolare. La chiesa è caratterizzata da una straordinaria unità architettonica e da proporzioni armoniose, frutto di progressi tecnici. Il coro è coperto da una volta a costoloni otto partita e ha una forma unica, che ritroviamo nelle chiese dei vicini villaggi di Vulton e Fier-en-Brie. Al centro della Place du Châtel troviamo un antico pozzo e la Croix de Change del XIII secolo. L'antica piazza del mercato sorgeva al centro della cittadina. Tutt'attorno erano disposte le case costruite in modo da soddisfare le esigenze legate alle fiere. Ognuna disponeva di grandi magazzini interrati con soffitti a volta. Esistevano due tipi distinti di edifici privati: quelli a uso misto e gli edifici con funzioni meramente commerciali. Gli edifici a uso misto erano per lo più le residenze private dei mercanti. I piani bassi erano adibiti a negozio o a magazzino. Gli edifici commerciali, invece, erano strutture più imponenti, con magazzini e uffici distribuiti sui vari piani. La Maison Romane, uno degli edifici più antichi della città, è sede del Museo di Provence. Ospita collezioni legate alla storia della città e del suo territorio, dall'antichità fino al XIX secolo. Al suo interno è possibile ammirare anche un'esposizione permanente di mobili e di manufatti in legno medievali. Ecco il Convent des Cordeliers, il convento delle suore francescane osservanti. Il convento fu costruito nel XIII secolo per volere del conte Thibaut IV, sulla collina di fronte al suo palazzo, dopo che gli era apparsa in visione Santa Caterina. Nel 1749 fu convertito in ospedale per ordine di Re Luigi XV. Il cortile centrale era modellato da tre grandi edifici principali, chiusi sul lato sud della chiesa del XIII secolo. Tutti intorno correvano quattro gallerie. Il convento, così come gran parte della città,
fu distrutto nel XV secolo durante una serie di furti e di saccheggi. La cinta muraria fortificata copre l'intero perimetro dell'antica città. La Grange aux Dames, un tempo, era usata come mercato coperto. Questa tipica casa di Provence, con meravigliosi locali sotterranei da soffitto a volta, veniva affittata ai mercanti di Tolosa che soggiornavano in città durante le fiere della Champagne. La stanza più bassa era adibita a magazzino. Sfortunatamente, si sono conservati solo pochi documenti sulle diverse tipologie di mercanti e uomini d'affari che solevano recarsi a Provence in occasione delle fiere. Un mercante fiammingo porta lana, pelli e pellicce dal nord Europa. La volta a crociera costolonata della sala d'ingresso poggia su capitelli decorati con foglie. Il cambiavalute utilizzava un banco aperto o una panca, bench in inglese, da cui deriva il termine anglosassone banker, banchiere. Lo scrivano pubblico soleva utilizzare una tavoletta di cera per registrare ogni atto o transazione commerciale stipulata tra i mercanti e i cambiavalute. I tagliapietre imparavano il mestiere durante un lungo periodo di apprendistato sotto la guida di un mastro artigiano. Sia il cavatore che estraeva la pietra, sia il vasaio che esponeva i suoi prodotti, contribuirono alla crescita dell'economia manifatturiera di Provence. Questa scena mostra le numerose fasi che il tessitore doveva eseguire prima di poter caricare la lana sul telaio. Un fabbricante di pergamene provvede a conciare le pelli per poter poi esercitare la sua importante attività. Il centro storico di Provence, costruito quasi interamente nel XII e nel XIII secolo, e la sua cinta muraria sono un esempio ben conservato di città di fiere medievali. Questo lascito storico unico è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nel 2001.